Amici di Pop-Up, ben trovati. In collegamento con noi Roberto Bignoli, cantautore cristiano conosciutissimo in Italia e non solo. Benvenuto, Roberto. Ehi, caro Marco, felicissimo di risentirti dopo tanto, tanto tempo. Ma direi soprattutto della bellissima e lunghissima intervista che mi hai fatto in occasione della giornata Madre Gioventù di Madrid. Ci sentiamo Quindi, spesso per la Gemigi. io ti invidio che tu in questo momento ti stai preparando per questo bellissimo viaggio in Brasile, anche perché è una terra che non conosco, ma conosco molti artisti importanti e prestigiosi della Christian Music brasiliana, che è una realtà molto forte e molto seguita e direi anche altamente qualitativa e professionale. Mi piacerebbe, chissà, è un sogno, ma un giorno si realizzerà che verrò anche in Brasile a cantare. E ne parleremo. La storia di Roberto, per chi non la conoscesse, è una storia di conversione bellissima che davvero ha cambiato una vita. C'è un Roberto Bignoli prima della conversione, che era un musicista che stava affermando nell'ambito della musica pop italiana, e c'è un Roberto Bignoli invece dopo la conversione che è diventato il cantautore cristiano che tutti conosciamo. Qual è questa tua esperienza di fede, di conversione che ti ha portato a questo cambiamento, Roberto? L'esperienza nasce grazie ad un incontro con alcuni giovani che io non conoscevo, dei giovani del rinnovamento dello spirito, che attraverso la loro testimonianza, ma direi attraverso il loro coraggio di testimoniare Cristo, questa evangelizzazione di strada che è avvenuta nella mia vita in un momento direi anche particolare, di grande buio, di grande sofferenza, di grande vuoto, di grande desolazione, disperazione. E ascoltando con le mie dovute riserve, comunque con attenzione alla loro proposta, alla loro provocazione di Gesù, ho accettato di iniziare a condividere, a camminare tra dubbi e incertezze, per poi condividere con loro successivamente, soprattutto incuriosito, affascinato da una loro esperienza, da un loro lunghissimo viaggio nella ex Jugoslavia Međugorje, dove poi sono partito subito con loro e lì è iniziata praticamente un vero e proprio cammino alla riscoperta della fede. Non che io la fede non ce l'avessi, perché comunque quel seme mi era già stato gettato, soprattutto tenendo presente la mia esperienza adolescenziale, nei vari istituti religiosi, non ultimo il Don Carlo Gnocchi, essendo io un disabile, quindi la mia infanzia, la mia adolescenza l'ho vissuta in questi istituti religiosi, poi chiaramente non ho voluto più coltivare o approfondire il discorso della fede, perché ho pensato poi da ragazzino a inseguire altre ideologie che poi mi hanno lasciato quell'amaro in bocca. E sicuramente quel seme che era stato gettato è germogliato al momento giusto, in un momento particolare, dove la riscoperta del mistero di Cristo attraverso la presenza, la bellezza e la grandezza di Maria ha fatto sì che piano piano, lentamente, ho incominciato a intraprendere un nuovo cammino e quindi anche artisticamente, benché comunque avessi già un background artistico indipendentemente dalla fede, ho pensato che fosse veramente un dono, un valore aggiunto in un momento particolare di grazia per raccontarmi, raccontare e quindi anche per scrivere delle canzoni, perché no, che fossero anche delle bellissime preghiere, grazie a questo incontro con la fede, incontro con tante persone dove sentivo il bisogno e il desiderio di comunicarle, di cantarle, di raccontarle. Il Roberto di prima è un Roberto come tanti giovani che amano il successo, amano la musica, sono convinti delle proprie capacità, del proprio talento, quindi si mettono in gioco, si mettono in discussione, partecipano in maniera attiva a tantissimi concorsi di cui si è convinti che siano importanti, anche se poi alla fine sono infinite truffe dove non ti portano a niente. Però comunque le mie soddisfazioni me le ero prese anche perché comunque avevo anche conosciuto un certo ambiente altamente professionale, grandi musicisti, grandi artisti, grandi cantautori, grandi palcoscenici, senza essere mai considerato una sorta di star, comunque partecipando o suonando, o magari anche prima di loro, la cosiddetta spalla, la cosiddetta gavetta importante, essenziale, per arrivare poi ad arrivare a trovare quel successo dove tutti allora, e almeno io, i cosiddetti discografici e produttori di quell'epoca, di quel tempo, visto che allora avevamo anche tantissime case discografiche italiane, oggi non abbiamo più niente, e mi stimolavano a perseverare perché secondo anche loro c'erano i cosiddetti numeri per arrivare poi a prendere, a sbattere la testa, perché poi ci sono le insoddisfazioni, le amarezze, le delusioni, e qui ritorniamo
poi a quanto ti ho risposto prima, in questo vuoto, in questo buio di delusioni e amarezze, per arrivare a questo incontro. Ecco. Non credo che. Questo parlando artisticamente, però Roberto Vignoli, ancora prima di arrivare ad abbracciare il mondo della musica, era un Roberto Vignoli che aveva delle ideologie, diciamo, rivoluzionarie di estrema sinistra, convinto che la logica della violenza fosse sicuramente una cosa molto importante, perché bisognava comunque cambiare il mondo comunque era cattivo, il mondo era fatto di persone che bisognava in qualche modo sfidarle, seppur anche in maniera violenta, ed ero convinto, quindi alla logica della violenza, le cosiddette bombe Molotov, o gli espropri proletari, la contestazione di allora giovanile in una realtà molto più rivoluzionaria che non, diciamo, più pacifica, no? Perché comunque c'era comunque una insofferenza, un grande disagio a motivo anche della mia disabilità, della mia situazione anche critica familiare, di un vissuto adolescenziale molto difficile. Cioè, tutto si trascina poi anche in questa logica di vedere come soluzione, come alternativa dei tuoi problemi la violenza per eccellenza, o magari l'evadere, prima ancora attraverso sempre una epoca giovanile, cosiddetta Beat Generation, fatta di culture, di personaggi, di musica, ma anche di tante esperienze anche legate al mondo della droga. Sono tutti degli spaccati, dei passaggi dove praticamente mi hanno accompagnato, non ultimo, la musica secolare, tra virgolette, con l'incontro con la fede, la riscoperta non della musica, perché c'era sempre stata, ma il capire che la musica era una grazia, un dono, a quel punto lì il desiderio di usare l'esperienza artistica, usare la tua storia, sdrammatizzandola, raccontandola, perché ritengo che sia importante comunque raccontare, non perché tu debba apparire come colui che praticamente sia una sorta di santo ed eroe, perché raccontando tutti questi drammi, queste situazioni, sei il migliore, chissà, non sei nessuno, sei una persona che condividi certe esperienze, perché sai benissimo che ancora oggi l'esperienza della violenza, le esperienze rivoluzionarie, le esperienze legate al mondo del disagio, della solitudine, però sono esperienze che purtroppo praticamente ruotano ancora intorno a noi, e sono tantissimi giovani che vivono queste drammatiche esperienze. Allora il messaggio si rivolge anche in modo particolare a loro, raccontando e facendogli capire che comunque c'è una possibilità, è una grande sfida, si tratta di credersi. Se hai il coraggio di fare un primo passo in questa grande sfida, come l'ho avuto io e come tantissimi altri lo hanno avuto, non perché siamo i migliori o perché abbiamo un pregio particolare o siamo persone speciali, siamo tutti speciali, c'è la possibilità veramente di rendere bella la propria vita, esistenza, con un messaggio positivo. E io lo sto dando semplicemente con l'arte, con la musica, con quello che praticamente più sento da vicino fin da quando ero ragazzino. Ecco Roberto, visitando le favelas brasiliane, ho avuto la possibilità di visitarne sia a San Paolo che a Rio de Janeiro, ho incontrato tanti giovani. Quello che più mi ha colpito, che anche mi rattrista un po', no? È vedere che questi giovani che vivono nel mondo della droga non perché ne facciano utilizzo, ma perché magari sono spacciatori per necessità, perché nascono in una famiglia di spacciatori, ragazze che veramente da quando sono molto giovani si prostituiscono, la loro idea, la loro consapevolezza di non poter cambiare vita. Che cosa diresti a questi giovani e che cosa secondo te dirà la GMG e l'arrivo di Papa Francesco? Sai, come ti ho detto inizialmente, che ti invidio, che sei in Brasile, è una terra che a me piace tantissimo, proprio perché diciamo, la proposta artistica che faccio è molto sentita, e ho questo grande desiderio di poter venire. Che cosa posso dire a questi ragazzi? Spero un giorno di potervi incontrare e spacciare la vita alla speranza. Perché è la droga sicuramente più affascinante, più bella che possiamo consumare, o non dico, ma direi proprio anche, usare questa termine, anche rubare agli altri che te la comunica, perché tu possa anche tu essere testimoni di questa speranza di cui tu hai tutto il diritto di condividerla. Io ho vissuto altre esperienze di questo tipo in India,
tra le suore e il sorriso, dove veramente morte, disperazione, solitudine, famiglie, giovani, questo agglomerato di popolo di miseria, anche una grande speranza, una testimonianza di queste suore del sorriso. Mi piacerebbe veramente che in questa Gen Z i giovani riscoprissero la bellezza del sorriso di Maria, del sorriso di Gesù, del sorriso dell'amore, del sorriso della speranza, del sorriso veramente che possa non solo riempirci noi, testimoniarlo in maniera concreta questo Vangelo, ma che possa poi essere comunicato, testimoniato soprattutto in questi luoghi dove tu hai visitato, dove io conosco attraverso anche amici missionari, tra cui anche alcuni tuoi amici, anche amici sardi, come Don Gabriele, è vero che è ancora là, o tanti altri amici che ho, comunque sia laici, missionari, che hanno scelto veramente di condividere la povertà, di condividere la sofferenza, però di dare questo grande messaggio. Ecco, io sono convinto che questa Gen Z sarà una Gen Z veramente rivoluzionaria. Rivoluzionaria un po' anche perché questo Papa ha un grande ascendente, ha un grande fascino, non solo sui giovani credenti, ma anche sui giovani non credenti. Vedi, da quando è stato eletto io sento spesso tantissime persone, atee, agnostiche, non credenti, che rimangono colpiti, affascinati dalla semplicità o da questa umiltà di cui viene adesso citato e chiamato questo Papa umile. E io quindi sono molto interessato, molto affascinato nell'ascoltarlo. Lo tengo sotto osservazione, sono molto sincero, no? Perché voglio capire dove va a parare, perché è affascinante tutto questo, no? Il suo modo di presentarsi in maniera molto francescano, molto semplice, molto umile, molto chiaro, molto determinato, molto diretto. E questo ha già colpito moltissimo i giovani non credenti. E io credo che in Brasile avremo una forte presenza di giovani non credenti, giovani che non appartengono a movimenti ecclesiastici, giovani che non appartengono a piccole realtà comunque di movimenti o di grandi movimenti, perché sono veramente affascinati. Spero che veramente questa Gen Z sia un toccasana, ecco, uno spacciare l'amore per eccellenza, di cui spesso ci riempiamo la bocca ma non conosciamo questo amore, possa veramente entrare con forza, con prepotenza in queste favelas e dare speranza a questi giovani, perché sono giovani che veramente al di là della loro sofferenza, al di là anche del loro dramma sociale, perché comunque bisogna anche capire un po' tutta la situazione che ruota intorno a una sofferenza, e soprattutto in queste favelas dove vige la prepotenza, dove vige la violenza, dove vige la mafia, dove vige la droga, dove vigono le cose più spregevoli, più brutte, ma dove anche c'è la speranza, perché i giovani rappresentano la speranza. E allora in queste favelas bisogna veramente essere rivoluzionari e portare, spacciare la vita, spacciare l'amore, spacciare la speranza. E stimolare soprattutto veramente questi giovani ad essere anche loro missionari tra i loro coetanei, più bisognosi, portando a loro quella speranza. Ecco, giovani dico ragazzi, ripeto, io vi capisco perché so cosa vuol dire soffrire, so cosa vuol dire nascere in certe condizioni perché ci sono nato anch'io, ci sono passato, ma so cosa vuol dire cambiare. Si tratta di crederci. Ecco, questa follia ve la voglio regalare. Io spero veramente che questa nostra voce, questo nostro colloquio possa veramente entrare e penetrare in queste favele di ragazzi, vi voglio veramente bene. La mia musica è la vostra musica, le mie parole, il mio comunicare è il vostro entrare nei vostri cuori e trasmettere questa speranza. Vi offro questa droga dell'amore della vita e ve lo dice di uno che della droga ne ha fatto un mito e poi ci è rimasto praticamente con la testa rotta. Non rompiamoci più la testa, apriamo il cuore, facciamo entrare questo amore, questa speranza. Sono le mie note per voi del Brasile, l'amore che ho per voi giovani che vivete questa solitudine e questa sofferenza, la stessa solitudine, la stessa sofferenza che ho accompagnato la vita, ma che oggi mi incoraggia a dire siamo forti, siamo grandi, possiamo farcela e insieme vinceremo. Credeteci, è una sfida che vi lancio. Mi verrebbe da chiudere qua l'intervista, Roberto, con queste belle parole, ma non posso non farti un'ultima domanda sulla musica cristiana. In Brasile, in tutta Latino America, credo di poter dire, la musica cristiana va forte, cioè le radio la suonano, la Guarda, trasmettono. In Italia, qual è il problema dell'Italia? allora Quando si parla di musica. devi sapere una cosa, che le grandi multinazionali come la Sony ultimamente hanno sotto contratto anche alcuni religiosi, perché
perché hanno capito che la musica cristiana è una musica che veramente è a 360 gradi, che arriva a milioni di persone. È vero che il Brasile è un'azione enorme rispetto all'Italia, no? Ma il fatto stesso che le multinazionali si siano accorte che forse è meglio incominciare a prendere questi prodotti, a lanciarli in maniera nazionale e professionale, vuol dire che c'è qualcosa che funziona a livello artistico, a livello professionale. Non dimentichiamoci anche però i padri storici, hai capito? Padre Cesinio è un padre storico, come per noi il padre storico è Giosi Cento, d'accordo? Padre Cesinio praticamente è una colonna portante della musica di evangelizzazione del Brasile. Non dimentichiamoci anche sacerdoti carismatici che usano la musica come padre Marcello Rossi, ma non dimentichiamoci anche cantautori o cantautrici che ho conosciuto, con cui abbiamo che cantato, come Ziza Fernandez, ma come altri gruppi che ho conosciuto in Spagna, che ho conosciuto in America, o altri gruppi che ascolto, che sento di qualità e di professionalità. E non dimentichiamoci che le stesse Paoline ogni tanto prendono dall'industria del mercato il cosiddetto disco d'oro. Oh, quando noi parliamo di disco d'oro, chiaramente noi lo il nostro riferimento è l'industria secolare, il cantautore secolare che a un certo punto prende il disco d'oro, il disco di platino, perché il disco d'oro corrisponde a un tot di prodotto venduto, e quindi ecco che ti viene dato il merito e il riconoscimento che il tuo prodotto ha venduto o stravenduto. Beh, in Brasile non sono lì, sono diciamo gli artisti secolari, ma sono anche gli artisti religiosi o case di religiose come le Paoline e altre che prendono il disco d'oro, il disco platino dall'industria. Hai capito? E poi non dimentichiamoci anche Roberto Carlos, un grandissimo cantautore, bellissima la sua canzone su Gesù, che fece anche scalpore e successo, un uomo che comunque ha avuto un vissuto di anche così di grandi successi, di grandi glorie, ma anche di momenti di grande sofferenza e solitudine, con la perdita della moglie, l'accostamento alla fede, l'approcciarsi alla musica cristiana, il bellissimo singolo che ebbe un successo straordinario, lanciato poi da TV Globo, dove lui ci lavora, dove padre Marcello è stato per tanti anni anche comunicatore, no? Di questa grande. Per non dimentichiamoci la realtà di Canção Nova, tantissime radio. La cosa che mi colpisce del Brasile è il modo e l'approccio con cui si usano i mezzi di comunicazione, per evangelizzare, cosa che noi in Italia abbiamo i mezzi di comunicazione cattolici, Dio me ne scampi e ne perdoni, sarò antipatico ad essere chiaro, che scimmiottano gli altri. Allora, bisogna avere il coraggio di non scimmiottare, perché noi abbiamo capacità. Scusatemi, Papa Francesco, no? Non ha forse detto usate, sfruttate i carismi, cercate di unificare, di non dividervi, di credere, di essere convinti, no? Perché dobbiamo scimmiottare noi? Perché dobbiamo praticamente usiamo la bellezza, la grandezza dell'arte a 360 gradi, di uomini, di donne, che siano laici, religiosi, che hanno cose straordinarie da raccontare, da comunicare, ricchezza su ricchezza, ma in fondo abbiamo in Brasile a fior fior di televisioni, di radio, che vivono non sul business, ma che vivono con il cuore aperto e la generosità e la convinzione di milioni di giovani, ma non solo giovani, che credono che il mezzo di comunicazione. Quindi praticamente io mi sono, non dico spaventato, sconvolto nel vedere noi, perché il Brasile, nel Brasile che è il Brasile favelas, Brasile la povertà, ma Brasile praticamente ci dà, come si può dire, con la biava, o i numeri sui mezzi di comunicazione, Non c'è cioè siamo dubbio. noi che siamo indietro e non abbiamo capito niente. È vero, guarda Roberto, ogni comunità, piccola o grande, ha una web radio, una cosa che a me, sai, ho la passione per la radio e mi ha colpito molto. E sono web radio seguite, organizzano la messa o l'incontro di preghiera, ci sono persone che magari in quel momento sono al lavoro o a casa che seguono dal computer, ormai siamo connessi 24 ore su 24.
e che partecipa nei momenti di preghiera. Io stesso ho partecipato dall'Italia, ho mandato una mia intenzione di preghiera, è stata letta. Qua questa cosa non è conosciuta, forse non ci si crede abbastanza, non so, o forse abbiamo troppo in termini di risorse e di strumentazione per crederci. Là magari dove sono meno persone, hanno meno risorse, anche da un punto di vista economico a volte, però quel poco che hanno lo fanno fruttare benissimo. Ma indubbiamente. Ma ascoltami, Giovanni Paolo II lanciò veramente questa grande sfida e disse: siate sentinelle, capito, del mattino, incendiate col fuoco dell'amore, no? E non con della violenza, ma disse anche: non abbiate paura. Papa Francesco mi sembra che in più riprese, no? Provoca, stimola, invita. Allora la risposta è questa: noi abbiamo paura. È tutto qui. Insomma, abbiamo paura. Perché, scusami, no? Io non sono nessuno e non pretendo di essere qualcuno. In questo momento io e te stiamo comunicando. Non stiamo praticamente raccontando le solite storie che lasciano il tempo che trovano quando tu praticamente passeggi per un paese, una città, che fai la cosiddetta vasca e che se ti metti a origliare e ascoltare, purtroppo senti che la gioventù e non gioventù, più che pettegolezzi, più che cavolate non dicono, no? Stiamo parlando della vita, stiamo raccontando una storia. Ma quante persone in questo momento hanno storie straordinarie, hanno carismi straordinari, hanno proposte straordinarie, no? Che veramente diventano risorse e ricchezza che fanno faville, in questo caso nelle favelas. Io credo che praticamente l'Europa sia purtroppo una grande favela spirituale. Capisci? E allora speriamo che in Brasile ci sia una grande lezione anche per noi, la vecchia Europa, Sicuramente capito? sarà La una GMG importante cristiana per... Europa, questa cristiana Europa, hai capito, Sì, no? sarà È una una GMG sorta di mega importante. favelas, quindi una grande povertà spirituale. Sì, penso che sarà una GMG importante Ah, sono sia, convinto sia per il Brasile e anche per l'Europa. anch'io. Ma Roberto, indubbiamente. un'ultima cosa, il contatto, ecco, per chi vuole avere maggiori informazioni anche sulla musica cristiana o sulle tue date, sui tuoi impegni, c'è il sito InforMusic, non Sì, so che se vuoi... praticamente lo gestisce Paola. Intanto Paola, mia moglie, sono credo oltre 10-12 anni, ho perso un po' il conto, che in maniera volontaria si è occupata della musica cristiana, non solo italiana ma internazionale. È stato il collante tra l'Europa e i vari continenti, dando la possibilità a molti artisti, non solo italiani, internazionali, di conoscersi, di incontrarsi, di condividersi, e soprattutto è stato un lavoro importantissimo per i mezzi di comunicazione. Paola ha collaborato con mezzi di comunicazione non solamente, diciamo, di ispirazione cristiana, ma anche prettamente secolari, con grande fascino, con grande interesse e curiosità, soprattutto anche da parte dei media secolari, che spesso sono più attenti e più incuriositi, o forse più affamati, diciamo, di novità. Quindi informusic.it, possono mettersi in contatto con lei anche per sapere di altri cantautori, perché ne abbiamo tantissimi, tanti. Abbiamo altri cantautori, abbiamo ultimamente anche delle bellissime rock band come Nuova Civiltà, come i Metatrone, che hanno sfondato alla grande nella gente dell'Australia, come i The Sun, ma abbiamo anche cantautori religiosi come Don Mimmo, Don Matteo Zambuto. Ecco, io cito un po' religiosi, un po' laici, o magari anche come Ger Rosso, ma non c'è bisogno di dire che è conosciuto, ma abbiamo anche praticamente cantautrici come la Tiziana Manenti o la Marina Murari, o praticamente la Chiara Grillo, oppure magari anche la suora bellissima, stupenda, sarda, che ho conosciuto in Sardegna, che canta molto bene. Come si chiama? Suor Manuela Vargiu, credo, no? Questa signorina simpatica, 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 con cui abbiamo fatto un concerto. Tu la conosci? No, personalmente no. Guarda, abbiamo fatto un concerto a Cagliari, nella tua terra, ma tu eri via, ti abbiamo chiamato, ti ricordi, l'anno scorso, ma tu, ehi, bene, peccato, perché avrei voluto fartela conoscere. Quindi abbiamo anche della tua terra, ci sono anche delle persone strane. Quindi abbiamo veramente un popolo, no? A volte sommerso, meno sommerso, di artisti. Quindi Paola, non perché mia moglie spinge Roberto, no, lei praticamente fa conoscere anche in realtà, dà delle indicazioni, dice come incontrarli, come ascoltarli, dopodiché uno li ascolta, li incontra, li invita, e insomma è una contaminazione spirituale anche in questo senso, no? Hai capito? Capisci?
Comunque, per finire e per ringraziarti come sempre, perché tu sei sempre stato molto carino e gentile, non solo nei miei confronti, anche nei confronti della musica cristiana, ti conosco ormai da anni. Concludo praticamente con questo spartito, Hombre de Dios, l'uomo di Dio, che inventi in questo momento. È una sinfonia, immaginate così, chiudete gli occhi, immaginate che sto scrivendo su un pentagramma delle note straordinarie. Per dirvi che non sono fisicamente, ma sono spiritualmente, e sicuramente ho una canzone speciale per voi giovani, delle favelas, se non è quello di amate Cristo, amate la vita, e soprattutto riscoprite la grandezza e la bellezza di questa donna straordinaria che è Maria e che è la chiave dei nostri sogni, della nostra storia, della nostra vita. Grazie Roberto, allora Grazie. grazie di tutto, un abbraccio, buona estate e buona GMG. Grazie, molto gentile, sempre carino come sempre. Ciao Marco e buon viaggio, ti invidio Marco. Grazie.